Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Questo è l'ultimo appuntamento con le designazioni. Poi magari facciamo qualcosa, vediamo per le finali di Conference League di Euro e di Champions League. Vediamo un attimo se sarà il caso. Mi auguro naturalmente che non ci sia materiale per una live per parlare delle finali, perché vorrebbe dire che tutto è andato bene. Allora, abbiamo le designazioni playout, playoff di Serie B e l'ultima giornata di Serie A. L'ultima giornata di Serie A che propone sostanzialmente 5 partite con un interesse di classifica reale e poi le altre sono abbastanza di contorno, mettiamola così. Ma non pensate, chi pensava che ci sarebbero stati contentini da parte di Rocky è rimasto deluso perché, come avete capito, Rocky contentini non li dà. Giustamente, io ho sempre odiato i contentini, cioè mi ricordo ancora qua ai miei tempi che venne data la prima gara di Serie A a due arbitri all'ultima giornata che io valutai come addirittura, non dico un insulto, ma come qualcosa di dequalificante per l'attività. Se si merita di andare in Serie A, si va in Serie A, se non si merita di andare in Serie A, non si va in Serie A, giustamente, ripeto. Poi parleremo un po' della finale di Europa League di ieri sera, che è stata, direi che potrei definirla a due facce la partita di ieri sera, perché Taylor nel primo tempo mi ha convinto e anche bene, mi è piaciuto molto. Poi dal 46esimo minuto in poi, secondo me, l'ha completamente persa la partita, una partita veramente difficile da arbitrare per il comportamento anche delle due squadre, non soltanto della Roma, perché se si volesse dire che è stata soltanto la Roma a creare tensione, si sbaglierebbe tutto, perché anche a Siviglia ce n'è messo di proprio. Non è un caso che anche la panchina della Siviglia abbia subito delle sanzioni disciplinari, perché veramente è stata una partita difficilissima. Poi ci arriviamo comunque. Adesso direi che intanto ringrazio tutti coloro che hanno cominciato a seguire il canale, chi si è abbonato, chi continua ad abbonarsi al canale. Lo ringraziamo naturalmente sia io che Katia perché ci aiuta a sostenere questo progettino che vedremo poi come evolverà nel futuro. E vediamo un attimo, andiamo con ordine, vediamo. Ciao a tutti, naturalmente ringrazio tutti coloro che sono all'ascolto, naturalmente poi interagiamo come sempre, interagiamo dopo aver presentato le designazioni di questa settimana, che sono le ultime, anche se in realtà ne mancano ancora due, perché mancano le designazioni per le finali di Serie B, ma ci arriviamo perché bene o male i nomi che sono in ballo per essere designati per le finali, bene o male si sanno, anche vedendo quelle che sono le designazioni di questo turno di playoff e playout. Andiamo a vedere dunque, cominciamo con il playout. Dunque, il playout è stato, come sapete, si gioca, credo stasera, adesso non mi ricordo bene sì, si gioca questa sera, naturalmente la partita che vedrò, perché il playout di ritorno sono partite che vanno viste, come sto vedendo anche ieri sera. Purtroppo non ho potuto vedere il playoff di Serie C perché era impegnato proprio su Siviglia-Roma, però le semifinali e le finali sicuramente le guarderò. Massa è stato designato per Brescia-Cosenza, era una designazione tra quelle possibili, probabili. Come avete visto, Rocchi ha utilizzato un sistema che a me piace, cioè quello di rischiare qualcosina sull'andata, perché chiaramente Aureliano non appartiene al top degli arbitri, è un buonissimo arbitro, ma certamente non fa parte del top della categoria, mentre invece per le partite di ritorno si affida a internazionali top, tanto è vero che addirittura tra play-out e play-off, in questi giorni, sono impegnati i due elite che abbiamo in Italia, che sono Orsato e Massa. Ci arriviamo. Comunque, per Brescia-Cosenza, partita ovviamente di primissima fascia, ci mancherebbe altro, è un play-out, non dico che si giochino la vita, però quasi, perché retrocedere in Serie C è pesante, è molto pesante, soprattutto per i conti economici e anche per i giocatori, ovviamente, che si ritrovano in una categoria che offre economicamente molto di meno.
con lui Melia Alassio, che è la coppia di assistenti, una delle coppie di assistenti più utilizzate durante la stagione, perché sono una sicurezza. La penna quarto, Var Mazzoleni, Airoldi. Per Var Mazzoleni direi che non abbiamo neanche sprecarci, perché al di là delle critiche che ci stanno, tutto sommato è qualche errore che ci sta, perché è un essere umano, Mazzoleni è sicuramente uno dei migliori a disposizione di Rocchi, giustamente si affida ai migliori in queste partite, non è più tempo di esperimenti, come è giusto che sia. Vediamo le semifinali di ritorno della Serie B. Bari sul Tirol Sozza, con Costanzo Passeri, che è la coppia in assoluto più utilizzata, Bar Chiffi, Avar Forno Quarto Baroni. Secondo me la designazione, paradossalmente la designazione più interessante di questa partita è proprio Baroni, che ha trovato una sicurezza tutto sommato in questa stagione, e il fatto di essere designato per la semifinale di ritorno dei playoff a Bari, in uno stadio che sarà uno spettacolo oggettivamente, perché il San Nicola è sicuramente uno stadio vecchio, anche se è soltanto del 1989, ma è uno stadio vecchio, per concezione probabilmente avrebbe bisogno di un bel restyling. Ma sarà pienissimo e ci sarà il pubblico dei grandi eventi, anche perché una semifinale per la Serie A è un grande evento. Nel Bari deve recuperare una rete, non mi ricordo esattamente com'è strutturato il playoff. So che il Bari deve vincere con qualunque risultato, però, perché poi ha il vantaggio della classifica finale della stagione regolare, però non mi ricordo se ci sono i supplementari o meno. Credo di sì, credo ci siano solo i supplementari, ma non mi ricordo, non ci saranno certamente i rigori. L'altra partita, Parma-Cagliari, è stato designato Orsato, partita che sembrava chiusa l'andata dopo il 2-0 del Parma, poi il Cagliari ha ribaltato la partita, e su questo poi ci torneremo anche un attimo. Per quanto riguarda la designazione, come per il play-out, come per l'altro play-off, Rocchi ha blindato la partita con Orsato, che in questo momento è nettamente migliore, è ancora nettamente migliore, soprattutto ha ritrovato anche una forma fisica e atletica di primissimo livello. Io non lo vedevo in queste condizioni usato da almeno 3-4 anni. Lombardo e Perrotti, che sono due degli assistenti forse sorprendenti della stagione, ma certamente tra i più affidabili, non ricordo errori di Lombardo e Perrotti in questa stagione. Bar Mariani, Avar Abisso. Un brevissimo flash sull'andata di Cagliari-Parma. Partita l'ho vista ieri, perché non ho avuto possibilità di vedere la partita in diretta, e devo dire che Colombo mi ha convinto molto, convinto come sempre. Partita secondo me gestita in maniera eccellente, però un paio di difetti l'ho trovato questa volta. Prima di tutto il rigore. Allora, il rigore in campo è un rigore che si fischia per dinamica. Rivisto è un rigore molto, molto generoso, sul quale il VAR non poteva fare assolutamente nulla, perché un contatto c'è stato, ma il fatto che ci sia un contatto non vuol dire che sia rigore. Ci sono dei limiti di utilizzo del VAR, e sono limiti strutturali che derivano da un protocollo che è piuttosto rigido, ma che a me piace così. È vero che poi ci sono questi problemi relativi a calci e rigori che non sono tali, ma che non possono essere revocati con un field review, ma in ogni caso fa parte un po' del gioco, tra virgolette. Detto ciò, il rigore non mi è piaciuto. E da un punto di vista della gestione della partita, non mi è piaciuto neanche dal punto di vista disciplinare, perché alla fine il tabellino è rimasto un pochino squilibrato. Avrebbe potuto gestire meglio un paio di situazioni, un paio di ammonizioni, soprattutto nel primo tempo. Diciamo che Colombo è una partita un po' sui generis da giudicare, perché a livello tecnico mi ha convinto, a livello anche di comportamento in campo ha dimostrato, nonostante abbia soltanto una quindicina per il Serie A, ha dimostrato di essere un arbitro già maturo, di essere un arbitro con dei valori notevoli. Soprattutto ha continuato tutta la stagione a migliorare, che non è banale, perché per esempio Marcenaro secondo me non è migliorato in questa stagione, ed è il motivo per cui è rimasto un pochino indietro rispetto a Colombo. Detto ciò,
È una partita che si presta a più valutazioni, certamente si è esagerato, hanno esagerato i dirigenti del Parma a criticare molto pesantemente la direzione di Colombo perché non meritava di essere criticato in quella maniera. Detto ciò, il rigore a mio parere non c'era, non era da assegnare, era un rigore che sarebbe stato meglio evitare di assegnare. Andiamo a vedere l'ultima categoria che è rimasta, è l'ultima giornata di Serie A. Qualcuno dirà finalmente, vedrete che tra 2 settimane, dopo 2 settimane in cui non si giocherà la Serie A, vi mancherà di già. E lo so che mancherà pure a me, ovviamente, ma questo io sono preparato a sapere che vi mancherà. Allora, si inizia venerdì con Sassuolo-Fiorentina. È anticipo doveroso, perché c'è la richiesta della Fiorentina, visto che mercoledì sarà impegnata nella finale Conference League. Naturalmente in bocca al lupo alla Fiorentina, ieri ci sono rimasto male per la sconfitta della Roma. Voi sapete perfettamente che io tifo tutte le squadre in ambito internazionale, non vi piace, chi se ne frega, io le squadre italiane le tifo sempre e tutte. Arbitra Marchetti, non, come vedete questa poteva essere una partita da contentino per qualcuno, e invece Rocchi non si affida a Marchetti, che è uno di quegli arbitri che ha necessità di fare ancora esperienza in Serie A per poter poi negli anni prossimi essere utilizzato in partite sempre maggior valore. Non sarà un fenomeno, probabilmente non sarà mai, ma è un buon arbitro che Rocchi approfitta di questa ultima giornata per concedergli un'altra, non una vetrina perché non ne ha bisogno, ma di consegnare una partita che può essere allenante, soprattutto in previsione del futuro. Marchetti l'anno prossimo sarà tra i titolari, tra virgolette, della Serie A. Torino-Inter, questa è una partita che sulla carta sembra non voler dire niente, in realtà ha un certo valore, perché al di là del fatto che l'Inter si prepara alla finale di Champions League e prepararsi con una sconfitta non credo che sia nei piani della società e soprattutto di Inzaghi, perché a livello mentale è fondamentale anche prepararsi, arrivare nelle migliori condizioni possibili, anche se l'Inter mi pare che stia piuttosto bene, però molto, molto importante per l'ottavo posto, che potrebbe avere un interesse, perché come sapete con la questione UEFA-Juventus non sappiamo come andrà a finire, lo sapremo probabilmente a breve, ma non sappiamo come andrà a finire, ed è possibile, magari non probabile, ma è possibile che l'ottavo posto consenta alla squadra che arriverà ottava di accedere alla Conference League. Vedremo, vedremo un po', ma questo è un obiettivo che Rocchi non sottovaluta e non a caso viene designato Fabbrica internazionale. Con Gareth Cecchon, che sono due assistenti che quest'anno abbiamo visto molto spesso in Serie A, ciò significa che la partita non è per nulla presa sotto gamba, giustamente a mio parere. Cremonese-Salernitana invece è una partita riempitiva, se vogliamo utilizzare un brutto termine, nel senso che è una partita che se non si fosse giocata non sarebbe cambiato sostanzialmente nulla, a parte la posizione definitiva della Salernitana, mentre la Cremonese è matematicamente penultima. Viene designato Perenzoni, che ha avuto una stagione pessima, nonostante sia stata la prima, ha iniziato benissimo, ha esordito dopo 3 partite di Serie B, il record in assoluto. Ma ciò non significa che fare l'esordio dopo 3 giornate non significa una stagione positiva, anzi, tutt'altro. Perenzoni ha avuto una stagione pessima dopo l'esordio, e l'esordio non è stato per niente positivo a Monza. Ne ha annellato una serie infinita di partite negative. E sinceramente, io ero molto, molto preoccupato. Mi ha un po' sollevato nelle ultime gare perché, nelle ultime 3 partite, soprattutto le ultime 3 partite di Serie B, ha offerto delle buone prestazioni, dei bei segnali. Sembra che si stia ripigliando un po', non era facile perché secondo me era caduto in quella che noi arbitri chiamiamo la buca. La buca tecnica è veramente difficile uscirne, perché è veramente difficile uscire dalla buca tecnica perché non si hanno più certezze, si ha paura sostanzialmente di qualsiasi decisione che debba essere presa e perciò ci vuole anche una bella forza d'animo. Devo dire che Perenzoni nelle ultime 3 giornate ha dimostrato una certa solidità. E mi fa piacere che ritrovi la Serie A, la seconda Serie A della stagione, sperando che la prossima stagione possa mettere in mostra quelle che sono, secondo me, grandi qualità tecniche. Però, naturalmente, dipende solo da lui. Lazio, partita che non conta nulla, anche questa, tranne che per la Lazio. La Lazio deve difendere il secondo posto, che comunque a livello
generale per una stagione, per una squadra che oggettivamente non era partita coi fuori del pronostico. E sinceramente anch'io faticavo a vederla tra le prime quattro, se meritata ampiamente di essere nelle prime quattro, anche perché ha dei giocatori molto validi e un allenatore che a me piace molto. Viene designato Massimi, una partita di seconda fascia in realtà, perché l'Empoli non ha più niente da chiedere, cioè questa partita vale solamente per la Lazio, per confermare il secondo posto. Non so neanche se dovesse arrivare a pari punti con l'Inter, pareggiando l'Inter vince a Torino, non so neanche chi è che andrà al secondo posto, sinceramente questo non mi sono informato. Con lui Valeriano Scarpa e poi Miele che probabilmente è al passo da Dio come quarto in questa gara. Mi spiace per Miele ovviamente, ma oggettivamente la stagione è stata proprio molto molto negativa e anche il primo anno era stato negativo, si era probabilmente salvato proprio perché era un primo anno. Napoli-Sampdoria è una passerella sia per il Napoli che per la Sampdoria, è una partita che è una quarta fascia, perché il Napoli ha vinto il campionato da tempo, la Sampdoria è retrocessa da tempo ed è ultima matematicamente, viene scelto Feliciani, è una soddisfazione per un ragazzo che è partito un po' in sordina, perché anche per quanto mi riguardava io non avevo grandissime aspettative su Feliciani perché l'avevo visto in Serie C, non mi aveva convinto per niente. Devo dire che invece quest'anno è stato nettamente il migliore dei primi anni, davanti a Federica Puti, poi c'è stato Perenzoni e poi dopo molto distaccati Rutella e Gualtieri che l'anno prossimo dovranno lavorare e non poco per evitare di seguire le orme di Miele che verrà dismesso al secondo anno. In bocca al lupo naturalmente a Gualtieri e Rutella, ma in bocca al lupo anche agli altri che dovranno confermare i risultati ottenuti quest'anno. È un po' un premio perché sicuramente Napoli-Sampdoria è una partita che non conta niente, conta assolutamente nulla, ma sarà una festa e partecipare a una festa di questo genere è comunque una bella soddisfazione per Feliciani che per la prima volta vedrà uno stadio da 70.000 spettatori o 60.000 quelli che saranno, perché non c'è mai stato uno stadio così grande e soprattutto uno stadio così grande pieno, perché Feliciani a San Siro non ha ancora esordito e credo che neanche all'Olimpico ci sia stato. Però forse all'Olimpico sì, però sapete che mi è venuto il dubbio. Vabbè, poi tanto me lo direte in chat se c'è stata. Comunque, è una esperienza in più, quinta partita in Serie A. Credo che sia, se non è il record, poco ci manca per un primo anno, cinque presenze in Serie A. L'anno scorso erano arrivati a quattro, se non ricordo male, forse tre, no, quattro, quattro. Colombo e Marcenaro ne avevano fatte quattro. Però è una bella stagione da incorniciare, vincerà il premio come migliore esordiente, se c'è ancora, adesso non so se esiste ancora quel premio, ed è un premio che mi rosico ancora di non aver vinto, perché lo vinse per 2 anni di fila Gava, che però arbitrava meglio di me in quel periodo, perciò nulla da eccepire. Atalanta-Monza si gioca sabato alle 21, partita che ha un significato sia per l'Atalanta che per il Monza e viene scelto un internazionale non a caso. Scusate, domenica alle 21 ovviamente. Domenica alle 21 sono state raggruppate tutte le partite che hanno significato per la classifica. Atalanta-Monza vale per entrambe, per il Monza per il discorso dell'ottavo posto, considerando che il Torino gioca in casa con l'Inter, non ce l'avrà facilissima, perciò dovesse vincere a Bergamo potrebbe aspirare a quell'ottavo posto che potrebbe poi portare ad entrare in Europa e per il Monza credo che sarebbe un risultato incredibile, considerando che è una neopromossa. Per l'Atalanta invece partita importante per confermare la sua posizione in Europa League. Come sapete si giocano i due posti in Europa League Atalanta-Roma-Juventus. La Juventus adesso è libera da eventuali asterischi perché ha chiuso, bene o male non mi interessa. Sapete che io non ho mai parlato di questa vicenda, non ho nessuna intenzione di parlarmi perché è soltanto un modo per veicolare insulti, critiche, non me ne frega niente, perciò visto che ne ho già abbastanza non vado certo a infilarmi in discussioni. Di quella discussione dal punto di vista giuridico sulla Juventus ne parlo semplicemente al telefono o davanti a una birra con gli amici. Di Bello, che designazione abbastanza standard per lui, con Pagliardini Rossi, VAR, Banti. Banti, bisogna vedere la posizione come VAR Pro, perché come sapete verrà dismesso un VAR Pro e sinceramente qualche dubbio sulla presenza di Banti ce l'ho.
Lecce Bologna, Piccinini, il Lecce Salvo si godrà la festa, il Bologna è un'altra delle squadre che si giocano l'ottavo posto, quel famoso ottavo posto. Per Piccinini è una gara in più, tra virgolette, sta un buon rendimento, un buon finale di stagione dopo una parte centrale piuttosto piccante. Se l'è cercata lui comunque, perché come ha detto Rocchi non regala assolutamente nulla, ma è anche severo giustamente e vengono designati gli arbitri in forma. A me fa ridere quelli che dicono non si capisce niente della gestione di Rocchi. No, non è che non si capisce niente della gestione di Rocchi, è che chi dice che non capisce niente è che non capisce niente, semplicemente. Perché uno, le scelte di Rocchi sono molto banali. Da un certo punto di vista, chi sta bene arbitra, chi non sta bene va in Serie B. Semplice. Non si costruiscono carriere sulla base delle simpatie, si costruiscono le carriere sulla base delle risultanze del campo. Se Perenzoni, dopo aver esordito la terza giornata, ci si aspettava che potesse fare 3, 4, 5 partite, mentre Felicciani, che ha esordito molto più tardi, ci si aspettava che potesse fare soltanto una partita a fine campionato. Alla fine, le risultanze del campo hanno detto: Perenzoni, 2 partite di Serie A, Felician, 5 partite di Serie A, perché Felician ha arbitrato meglio. Punto. Fine. Certo. Milan-Verona. Allora, Milan-Verona storicamente è una partita molto importante. Io credo che questa è una delle partite a cui i tifosi del Milan tengono di più, ma i giocatori, però, credo che molto pochi si ricordino, abbiano dei sentimenti, tra virgolette, nei confronti del Verona per quella che vi ricorderete, la fatale Verona, che più un paio di volte è stata fatale al Milan. Perciò io credo che sia stata caricata un po' troppo questa gara. Per il Milan conta nulla, a meno che non si può ancora forse ambire al terzo posto, ma è una questione molto complicata, anzi, credo che non si possa neanche arrivare al terzo posto. Aiutatemi voi un po' in chat, perché gli scontri diretti sono a favore dell'Inter, credo, nel caso di arrivo a parità. Vabbè, ma per il Milan, in ogni caso, il risultato che doveva ottenere l'ha ottenuto, cioè quello di qualificarsi in Champions, anche se grazie, tra virgolette, grazie alla penalizzazione della Juventus. In ogni caso, quello che conta è che la settimana scorsa, vincendo a Torino, ha matematicamente messo al sicuro la posizione per la Champions League l'anno prossimo. Per il Verona la squadra è una partita fondamentale, questa è una partita, è un big match. È un big match perché per il Verona è vitale non perdere, o meglio, può perdere per arrivare allo spareggio nel caso in cui lo Spezia dovesse perdere con la Roma, che è la partita successiva. Molto probabile, io do molto probabile l'ipotesi dello spareggio, spareggio che non vediamo veramente da tanti anni. Però vediamo, naturalmente bisogna anche vedere un po' a Roma Spezia come arriva la Roma dopo la batosta, tra virgolette, soprattutto morale che ha ricevuto ieri, perché perdere la finale in quella maniera dispiace, è dispiaciuto a me, figuriamoci quanto può dispiacere a un giocatore della Roma. Arbitra Valeri, che probabilmente è al passo d'addio per quanto riguarda l'attività in campo. Ha arbitrato bene le ultime partite dopo il rientro dal lungo infortunio, con lui Gialatini e Preti, che sono due assistenti di assoluto valore. Partita blindata, giustamente, come giusto che sia. Roma-Spezia, viene scelto Maresca. Secondo me questa è la partita più complicata in assoluto della giornata, perché la Roma ha necessità di vincere per evitare che la Juventus la superi proprio all'ultima giornata e per confermare pertanto la presenza in Europa League. Lo Spezia deve salvarsi, è a pari punti con il Verona, naturalmente tutto dipende dall'incrocio dei risultati con Milan-Verona. Vedremo, però questa sarà una partita veramente complicata. Sappiamo che la Roma non è facile, non è che scopriamo l'acqua calda, sappiamo che la Roma non è facile da arbitrare perché mette una enorme pressione. Legittimo, per carità, ognuno sceglie il metodo che preferisce per giocare. Maresca ha un gran compito, ha un compito veramente difficile in questa partita, che secondo me sarà una partita tiratissima fin dall'inizio. Con lui Carbone e Baccini, bel riconoscimento per Baccini, devo dire. Carbone non mi sorprende perché in questo momento, a mio parere, è il miglior assistente che c'è alla canna in assoluto. Però Baccini, certo, non è una sorpresa, sia chiaro, non è che è arrivato da nulla. VAR Mazzoleni, valevo il discorso che ho fatto prima su Mazzoleni,
Ultima partita, Udinese-Juventus, anche in questo caso come partita che conta per una delle due squadre, anche se conta relativamente, però la differenza fra Europa League e Conference League non è proprio banale. L'Udinese passerella, in uno stadio che sarà esaurito, come abbiamo saputo, sarà esaurito come tanto spesso capita a Udine, che ha uno stadio che è un gioiellino. Arbitro guida con Imperiale Tolfo, che sono due tra i migliori della stagione. VAR Abisso, AVAR Paganessi. Per quanto riguarda le finali di playoff di Serie B, dire chi sono gli arbitri che sono favoriti per la finale di playoff è difficile, e questo è un merito di Rocky. È un merito di Rocky perché si arriva alle finali non sapendo chi sarà l'arbitro, perché ce ne ha tanti che può designare. Può designare Mariani, può designare Valeri, può designare Irrati, può designare Massa, può designare Doveri, ne ha tanti. Naturalmente, essendo la finale per l'accesso alla Serie A, non aspettiamoci voli pindarici, cioè Marcenaro la finale per salire in Serie A la farà fra l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni. Adesso no, adesso sarebbe un rischio troppo eccessivo. Perciò quello che mi aspetto due internazionali di lungo corso per le finali di Serie B. E poi c'è lo spareggio, anche se per lo spareggio, secondo me, dovesse esserci lo spareggio Verona-Spezia, il nome è uno, è unico e sarà Orsato. Cioè, questo scrivetevelo, che se si dovesse arrivare allo spareggio Verona-Lazio, secondo me l'arbitro designato è già Orsato, per mille motivi. Allora, come preferite? Volete farmi domande su Siviglia-Roma o andiamo a fare domande quelle che arrivano poi? Ne rispondiamo volta per volta. No, Carco Breve, non ho idea di chi sono i promossi della Cancia alla Cannes, non mi sono informato, non lo voglio neanche sapere, perché voglio vedere libero da pregiudizi le semifinali finali. Allora, vogliamo andare in ordine? In ordine? Allora, dai, cominciamo da qua. La finale di ieri è stato un colossale spot per il tempo effettivo, sono d'accordo? Allora, parliamo di Taylor. La designazione di Taylor era tutto sommato attesa. Un attimo. Allora, la finale di Europa League era atteso Taylor, perché per una serie di motivi. Taylor doveva essere doveva. Taylor ha meritato negli anni la designazione per una finale. Ha quasi 45 anni che li compì, perché li compirà ad ottobre, lui è un 78, e c'era soltanto una finale che poteva arbitrare, che era quella di Europa League, perché in Conference c'è il West Ham e in Champions c'è il Manchester City. Pertanto non poteva essere designato che per Siviglia-Roma. Nel primo tempo a me Taylor non soltanto è piaciuto, ma mi ha entusiasmato. Perché io ricordo, se andate a vederlo se avete tempo, perché tanto la trovate ancora sull'app di DAZN, dopo 8 minuti c'è stato un fallo a favore del Siviglia e Taylor, ben sapendo che i giocatori della Roma tendono a mettere tanta pressione sugli arbitri, chiedendo un fallo se non viene fischiato, una ammonizione se viene fischiata, se viene fischiato fallo, insomma, con una pressione continua. Prima ancora di smettere di finire il fischio per assegnare il calcio di punizione, ha fatto ampi gesti ai giocatori di non protestare, di non rompere le scatole. E devo dire che nel primo tempo ha avuto ragione lui, perché la partita l'ha tenuta tranquillamente. Secondo me ha gestito anche bene le sanzioni disciplinari, l'ammonizione di Pellegrini, secondo me, è giusta. Per simulazione, perché è lui che è andato a cercare il contatto, Taylor era in posizione assolutamente perfetta per poter valutare, ha gestito bene, anzi ha valutato bene il contrasto tra Gudel e Abraham, perché lì è stato fortunato Gudel, perché se fosse arrivato un secondo dopo, anzi scusate, un decimo di secondo dopo, avrebbe ca causato calcio di rigore a favore della Roma. In quelle circostanze, in realtà, chi arriva prima sul pallone sostanzialmente ha ragione, perché Gudel ha toccato nettamente il pallone, lo ha deviato, dopodiché c'è stato contatto con la testa di Ibram.
che tra l'altro aveva anche un po' abbassata. Però se Ibrahim avesse anticipato Gudel e Gudel avesse toccato la testa, sarebbe stato calcio di rigore. In realtà l'ha gestita bene. Probabilmente il primo tempo l'ha gestito bene perché il nervosismo non aveva ancora preso il sopravvento. Poi la Roma ha segnato perché ci ha un po' illuso un po' tutti, perché pensavamo che... Devo dire che la Roma ieri a me è piaciuta molto nel primo tempo, perché a differenza di tante altre partite in cui ho utilizzato un baricentro molto molto basso, ieri non dico che abbia dominato, però ha giocato meglio del Siviglia in 40 minuti. Purtroppo ha preso il sopravvento il Siviglia, soprattutto nel secondo tempo, l'ingresso di Suso sostanzialmente credo che abbia cambiato un po' gli equilibri. Dal secondo tempo in poi Taylor non mi è piaciuto per niente. Non mi è piaciuto per niente, una prestazione secondo me terribile, dal 46esimo in poi. Il fatto che alla fine della partita si continua, lasciamo, è vero che ci sono stati supplementari, ma in ogni caso 13 ammoniti in campo più varie sanzioni alle panchine, significa soltanto questo, che Taylor ha dovuto inseguire la partita per tutto il tempo. Perché evidentemente ha dovuto attaccarsi ai cartellini per cercare di mantenere un minimo di disciplina. E la realtà è che ne mancano di cartellini, perché l'81esimo, lasciamo perdere il contatto da rigore su cui ci arriviamo, scusate, sul tocco di mano per il quale è stato chiesto calcio di rigore, sul quale arriviamo. Ma subito dopo c'è stato un fallo di Rakitic, che è il classico, è la classica spa. Perché è vero che c'era la difesa schierata, sì, è vero, ma Rakitic ha fermato un giocatore della Roma, non mi ricordo chi, se poi mi aiuterete voi, perché come sapete noi vediamo giocatori bianchi e giocatori rossi, non vediamo i nomi. Però Rakitic mi è rimasto in mente perché era stato ammonito pochi minuti prima e in quella circostanza doveva essere ammonito per la seconda volta, perché è la classica spa. Giocatore che si sta in serie, che salta una delle due linee difensive, si infila all'interno delle due linee difensive. È la classica episodio da spa. Nel secondo tempo, poi, la seconda ammonizione che manca a Ocampos è oggettivamente inspiegabile. È vero, eravamo al 129esimo, adesso non mi ricordo neanche più che minuto eravamo, e perciò contava poco, però Ocampos poi si è presentato dal dischetto. Il fallo su Zaleski è stato un fallo. Poteva scegliere tra comportamento antisportivo, tra imprudenza, tra spa, tutto poteva scegliere. Non intervenire col cartellino giallo è francamente ingiustificabile, a mio parere, naturalmente, qua stiamo parlando sempre di pareri. Per quanto riguarda il rigore che ha segnato e che poi è stato revocato al VAR, giusto revocarlo, perché vale lo stesso discorso di Gudel e Ibram, chi arriva prima ha ragione. Ibañez ha nettamente anticipato Ocampos, dopodiché c'è stato un contatto con lo stesso giocatore, ma è un contatto per dinamica. Non può esserci stato punito col calcio di rigore un giocatore che ha nettamente anticipato il pallone, l'ha spostato e non di poco, tra l'altro. Detto questo, in campo vi dico la verità: io ieri ero in una sorta di backup in commento, per una questione che non sto che non, su cui non mi soffermo, non era possibile intervenire in diretta, ma appena visto l'episodio ho detto, ahia, questo è rigore. Perché la dinamica dell'azione porta al calcio di rigore. È un po' quello che abbiamo visto in Cagliari-Parma, anche se è diverso, però bene o male il concetto di base è lo stesso, cioè la dinamica porta ad assegnare il calcio di rigore. Dopodiché è stato molto bravo Atwell al VAR a richiamare molto velocemente Taylor, che a sua volta, dopo aver rivisto l'episodio molto velocemente, ha subito sanzionato se stesso, sostanzialmente, revocando il calcio di rigore. Il tocco di braccio. Allora, avete visto anche quest'oggi, Lamela, scusami, non era Ocampos, era Lamela il giocatore che doveva essere ammonito, scusami, Leonardo, hai ragione. Allora, avete visto quelli che hanno letto i giornali che stamattina sono molto divisi i giornali su quell'episodio. Il Corriere dello Sport, per esempio, dice che non è calcio di rigore, nonostante il Corriere dello Sport sia il giornale di Roma. Però dice che non è calcio di rigore perché il braccio era parallelo al corpo. La Gazzetta è molto più possibilista, ci sono altri giornali che invece sono per il calcio di rigore.
Ora, io vi dico la verità, è uno di quegli episodi maledetti nei quali è veramente difficile prendere una linea. E perciò non ci troveremo mai tutti d'accordo. Certamente non c'è volontarietà, perché sapete che c'è la volontarietà non è un parametro, ma è un'ipotesi singola. Perciò eliminiamo quell'ipotesi singola. Non c'è volontarietà, è assolutamente involontario quel tocco di braccio. Tende a toglierlo, sì, tende a toglierlo, questo è vero. Detto ciò, il braccio non è proprio dell'intero corpo, è leggermente staccato. Noi sappiamo che uno dei concetti fondamentali da tenere presente è l'aumento del volume corporeo. Si può dire che sia un pallone inaspettato, ecco, questo lo possiamo eliminarlo, perché non è un pallone inaspettato, non arriva da un mezzo metro. Il pallone arriva da 4-5 metri di distanza, perciò c'era tutto il tempo per il giocatore, per il difensore, per Fernando di mettersi, assumere una postura un pochino differente, cioè quella che abbiamo visto tante volte, braccia dietro la schiena, proprio per evitarlo. In realtà il braccio rimane lì. È anche vero, però, questo per sostenere la tesi contraria, cioè quella del non rigore, che il braccio destro è addirittura più largo. Ora, se avesse preso il braccio destro, non c'erano dubbi, era calcio di rigore. Il braccio sinistro, sinceramente, non è ampissimo. Se proprio vi devo dire la mia, secondo me 51 no e 49 sì. Ma detto questo, se lo fischia non lo toglie, il VAR non lo toglie. Essendo un episodio molto discutibile, è chiaro che il VAR non può intervenire. Non ci sono elementi, non è un chiaro e evidente errore, è un'interpretazione che può essere soggettivamente da una parte o dall'altra. Perciò è uno di quegli episodi su quali si potrebbe discutere per una vita intera e non riusciremo mai ad avere una oggettiva valutazione. Ed è il motivo per cui non lo faccio, non l'ho fatto neanche ieri sera, ma non per togliermi dall'impaccio, per non inimicarmi nei tifosi dell'una o dell'altra squadra, ma semplicemente perché ci sono dei momenti in cui bisogna essere oggettivi e dire, ragazzi, è un episodio dubbio. La soggettività di questo episodio è talmente elevata che è impossibile per me darvi un responso definitivo. Vi posso dire quali sono le mie impressioni. 51-49. Ed essendo un 51-49, ovviamente il VAR è tagliato fuori. Perciò questo è quello che penso. Dopodiché, l'ultimo rigore, vabbè, credo che non voi siete attenti a quello che dico, attenti soprattutto al regolamento, sappiate perfettamente che l'ultimo rigore, quello di Montiel, che è stato fatto ripetere, doveva essere ripetuto perché lui, Patrizio, al momento del tiro di Montiel, quello che ha parato, non aveva neanche un pezzo del piede destro sulla linea, era davanti, perciò sapete che il VAR interviene. Tra l'altro, la ripetizione è stata ordinata praticamente in tempo reale perché purtroppo. Naturalmente purtroppo non per Siviglia, purtroppo perché sono italiano, tifavo la Roma, che devo fare? Tifavo la Roma come tiferò la Fiorentina, come tiferò l'Inter, cioè nessuno mi può impedire di tifare le squadre italiane in campo europeo. Se pensate che in Eurolega, sapete che tra Milano e Virtus c'è una inimicizia, chiamiamola così, molto profonda, beh, io in Eurolega ho sempre tifato la Virtus. Perché è una squadra italiana, semplicemente. Mi sono fatto cosa che devo fare. Come ho tifato pure Brescia ieri nella pallanuoto, che poi purtroppo ho perso la quarto di finale, però le italiane, secondo me, nella mia testa, bisogna sempre difendere i nostri colori. Un po' di patriottismo fa mica male. Allora, andiamo a vedere. Andiamo a vedere quello che state chiedendo. Questo nickname non lo pronuncio. Secondo te non era giusto fare almeno l'ultima giornata in contemporanea, nonostante alcune partite con poco peso? Siamo gli unici a fare le cose all'italiana abbassando il livello delle partite. Ma in realtà non è così, perché anche in Germania le partite che si sono giocate in contemporanea erano quelle che avevano interesse di classifica. La verità è che domenica sera si giocano 5 partite assieme. L'unica volta in cui è successo che si siano giocate 5 partite assieme,
Se non vado errato, è stato il turno infrasettimanale, l'ultimo turno infrasettimanale. Sono giocate 5 partite assieme, forse 4, se non mi ricordo esattamente. Però le partite che hanno un significato per la classifica vengono giocate tutte assieme, tranne Sassuolo-Fiorentina, per ovvi motivi, perché la Fiorentina non poteva, giustamente, non poteva giocare domenica, dato che è la finale di Conference a Praga mercoledì. In bocca al lupo alla Fiorentina di nuovo. Perciò, tutto sommato, la tendenza è questa, ormai lo sappiamo, no? Che i calendari sono compilati in base anche alle necessità delle televisioni. E io non riesco a dirvi che è sbagliato, perché le televisioni pagano fior di soldi e hanno naturalmente tutto l'interesse ad avere il maggior numero di spettatori possibile. Chiaramente per l'ultima giornata un minimo è necessario la contemporaneità, perché si giocano obiettivi fondamentali, perché l'ottavo posto può sembrare un obiettivo da nulla, però potrebbe essere fondamentale per molte squadre, perché ormai siamo abituati a vedere quelle sette squadre, siamo abituati a 7/8 con la Fiorentina, siamo abituati a vedere quelle squadre in campo europeo. Però pensate, cosa significherebbe l'Europa per il Bologna e forse anche e soprattutto per il Monza, ed è normale che si giochi in contemporanea per evitare che ci siano problemi. Però per il resto direi che è normale. Siamo in questa era, negli Stati Uniti è ormai sono 20 anni che si gioca in questa maniera. Si giocano partite, non dico tutti gli orari, ma quasi. Insomma, anche lì c'è un'altra questione relativa anche alla East Coast, alla West Coast, perciò è un po' tutto più complicato. Però da un certo punto di vista non credo che ci siano grossi problemi. Tutto sommato ci fa anche piacere vedere le partite, no? Perciò credo che se si giocassero tutte le partite assieme ci sarebbe qualcuno che si lamenterebbe perché non ha potuto vedere tutto. Almeno questa è la mia impressione. Sandrino 14, Gianluca, cosa ne pensi del rigore concesso contro il Parma? Abbiamo parlato. Il DDS si è lamentato molto, forse troppo, decisamente troppo. I toni non mi sono piaciuti per niente. Ha chiesto l'OFR. No, l'OFR non era possibile. Dopo 6 anni ancora non conoscono il protocollo VAR. La designazione di Orsato dipende da queste proteste, o è prevedibile l'utilizzo di un BIC per il ritorno e di Gione per andata? Credo averti risposto tutto. No, le designazioni per il ritorno erano già state comunicate, perciò erano già programmate, non sono state modificate in caso. Ecco, mi ricordavo, Feliciani ha arbitrato Roma-Genova, ottavo di finale Coppa Italia del 12 gennaio. Grazie, Anthony. Perciò uno stadio da 70.000 l'ha già visto, perché Roma, come sapete, è sempre sold out, perciò con la Roma è sempre sold out. Dunque, grazie a Dani Pe per essersi abbonato al canale, grazie mille, veramente. Allora, gli arbitri vengono scortati dalla polizia, ma mi auguro di no. Solitamente alla fine partita, allora, è una battuta ovviamente, però per alcune partite molto importanti c'è una pattuglia, a volte c'è la pattuglia che accompagna gli arbitri allo stadio, gli arbitri salgono sul loro taxi, vengono accompagnati da una pattuglia della municipale. E a volte a fine partita, soprattutto partite molto, molto grandi, molto importanti, c'è comunque un servizio di sicurezza proprio per evitare che ci siano problemi di ordine pubblico. Dunque, ok, grazie. Pareggiando l'Inter e vincendo il Milan, avremo davanti l'Inter per differenza reti. Grazie, molto gentile. Scusate, ma su questo non mi sono informato. Io guardo molto gli arbitri, guardo un pochino meno classifiche e squadre. Francamente, le classifiche le tengo in conto proprio per le designazioni. Nazni si può ancora arrivare al terzo Milan. Carlo, l'Inter perde, il Milan vinca. Grazie, grazie. Questa è carina. A me pareva Taylor di Beautiful. Sinceramente Taylor di Beautiful era un pochino più carina, dai. Mettiamola così. Grazie anche a chi ha cominciato a seguire il canale. Grazie mille a Fabio Baini. Le finali abbiamo risposto. Non so come chiamarmi. Buongiorno Luca. Ieri sera mi ha colpito e tanti provvedimenti di ammonizione sulle panchine delle due squadre verso l'80esimo e anche verso il 130esimo. Le sole ammonizioni, soprattutto gli sgocci delle gare, infatti, non hanno avuto alcun effetto. Sono d'accordo, ma secondo me anche quelle ammonizioni a fine partite sono state frutto della grandissima confusione che aveva Taylor, che ormai aveva completamente perduto la partita. Tanto è vero che, come ho detto, si è attaccato molto ai cartellini. Quando un arbitro, nel momento in cui un arbitro si attacca a un cartellino, ai cartellini, significa che non sa più che pesci prendere.
perché è un arbitro con grande personalità, i cartellini li usa poco, invece ieri li ha usati in continuazione e tra l'altro è riuscito anche a sbagliare parecchio perché, ripeto, se io ritengo molto più grave, oggi si parla tanto di Lamela, del secondo cartellino giallo di Lamela, che perché, probabilmente perché è un fallo molto più evidente, molto più plateale rispetto a quello di Rakitic, ma quello grave di Rakitic. Perché quella è proprio una spa, è una spa. Cioè, non è che ci sia granché da discutere, è una spa. Rakitic ha fermato un giocatore che lo aveva saltato di netto, si era inserito tra le due linee difensive e davanti a sé sì, aveva la difesa schierata, è vero, infatti non è chiara occasione da rete, ma è spa, l'azione potenzialmente pericolosa. E quello è un cartellino giallo che pesa, secondo me, molto più di quello di Lamela. Quello di Lamela è più plateale, probabilmente però era al 130esimo minuto, perciò contava veramente poco perché la partita era finita. Sì, è vero, Lamela poi ha tirato il calcio di rigore, ma è marginale, secondo me è marginale. Rakitic 81esimo e lascia il Siviglia in 10, poi ne riparliamo, soprattutto con il giocatore migliore, col suo giocatore migliore, perché insomma Rakitic ha 35 anni e la spiega ancora parecchi, eh. Forse era meglio partire dal cartellino rosso per il primo dell'ottantesimo del secondo tempo. Per le panchine sì, sono d'accordo. Cioè, anche il cartellino giallo delle panchine ha un significato, però se si ammonisce un giocatore in panchina o un dirigente secondario, valore ne ha abbastanza pochino, ecco. Dunque, Rapuano, Mariani, Maresca per le finali playoff, sono tutti nomi, Rapuano tendo a escluderlo. Però sono nomi validi, certamente. No, non lo so, non lo so, come ho detto prima, preferisco non saperlo. Dunque, in ordine, grazie. Grazie a chi ha cominciato a seguire il canale. Questo vi ripeto sempre perché è fondamentale per noi. Grazie. Dunque, ieri sera ho visto dal vivo Bonacina, ha faticato molto, secondo me non è ancora pronto per il salto. Ecco, su Bonacina sono d'accordo perché l'ho visto due volte quest'anno e anche a me non ha convinto. Leonardo, no, non si parla di questo qua. Cioè, allora, una delle questioni veramente più gravi di quella della cultura sportiva in cui viviamo è quella di pensare che ci sia la malafede. La malafede è esclusa, soprattutto per arbitri che hanno Taylor è alla 13ª stagione in Premier League e alla 11ª stagione come internazionale. Ha arbitrato la finale del Mondiale per club, ha arbitrato la finale di Nations League fra Spagna e Francia, ha arbitrato infinità di partite in Champions League. Ma come puoi pensare che un arbitro volontariamente arbitri male davanti a 1,5 miliardi di persone, perché ieri sera la partita è stata vista da circa 1,5 miliardi di persone. Noi dobbiamo togliersi dalla testa questi concetti, questi principi, perché prima di tutto ci fanno vivere male, vi fanno vivere male, perché io non ho mai creduto a queste robe, ma soprattutto gettano ombre. La realtà che bisogna imparare semplicemente a analizzare quello che succede e ricordarsi che in campo vanno esseri umani, perché Taylor è un essere umano, non è certamente l'uomo più bello del mondo, per carità, ma è un essere umano. E un essere umano può capitare anche la serata storta, la serata in cui non ne becca una, è successo a me, è successo all'arbitro che era in sezione con me, è successo a Taylor, è successo a Collina. Ci sono state partite in cui Collina non ne ha azzeccata una. Perché è un essere umano, non sono robot. Certo, io ne ho sbagliate 100 di partite, Collina ne ha sbagliate 15, perché lui era più bravo, era migliore di me, questo è chiaro. Ma pensare alla malafede significa vivere questo sport con il complotto. Cioè, i complottisti, francamente, non riesco a capire perché ci sono quelli furbi che sul complottismo ci campano, perché vivono degli introiti sui siti, sulle partecipazioni dei loro complotti. E quelli sono i furbetti che approfittano degli stupidi. Cioè, per esempio, mi viene in mente che, non so, gente che diffonde certezze e che si fa pagare, per esempio, no?
E poi dopo, alla fine, la figuraccia la fai prima o poi. Prima o poi la figuraccia la fai, perché diffondi certezze sulla base del nulla e alla fine sì, hai fottuto qualcuno perché ti sei fatto pagare brioche e cappuccino, ma li hai fottuti. Perché poi dopo è tanto facile sparare, scusate, letami su tutti e su tutto. Poi però bisogna avere anche una certa credibilità. Se tutto ciò che viene annunciato poi non si risolve in una bolla di sapone, la credibilità deve andare a farsi benedire. E lo stesso vale per gli arbitri. Non è mai stato provato un arbitro in malafede, non c'è mai stato un arbitro che è stato condannato perché in malafede ha fatto questo. È successo qualche volta a giocatori, rei confessi, vi ricorderete, no? Gli scandali che ci sono stati negli anni, che giocatori che hanno confessato di aver aggiustato delle partite, arbitri non è mai successo. Ora tu potrai dire, ma non hanno mai confessato perché non hanno mai avuto il coraggio di confessarlo. No, perché qualcuno avrebbe potuto anche confessarlo in quella partita, mai, anche perché è tutto in prescrizione. Perciò cerchiamo di elevare un po' la cultura dal punto di vista sportivo, perché ieri sera Taylor non era in malafede, ieri sera Taylor ha beccato la serata storta. La serata in cui non ha beccata nulla, neanche una. Io mi ricordo, faccio sempre lo stesso esempio, faccio molto spesso un esempio, perché io mi baso solo e esclusivamente su quello che è successo a me, non che è successo agli altri, perché è anche brutto. Modena-Juventus è stata la partita che probabilmente ha segnato la mia carriera. Ed è stata una serata in cui non posso dire chi mi ha valutato non capiva niente. No, è una partita nella quale non ci ho capito niente all'inizio, ne ho combinati tutti i colori. Sono uscito da quella partita con l'organo tecnico mi diede 8,50. Io guardando i miei assistenti ho detto, ma che cazzo, da dove salta fuori questo 8,50? Tanto è vero che poi sono stato fermo 5 settimane, giustamente, perché quell'8,50 era un voto che non c'entrava niente con quella partita. Grazie a Michele Massullo, grazie a Michele Mela, grazie a tutto, grazie a tutti. E non lo so, Cri, la gara è stata molto difficile, francamente non so quante avrebbero fatto meglio, non lo so, questo non possiamo sapere, non abbiamo la controprova. Sulla carta la designazione di Taylor era inattaccabile, oggettivamente. Anche se, vi dico la verità, io preferisco Oliver. Detto ciò, in questo momento il numero uno inglese internazionale è Taylor. A me piace più Oliver, perché secondo me è un arbitro di enorme talento, mentre invece Taylor lo vedo un pochino più costruito, anzi molto più costruito, però sulla carta era uno degli arbitri più affidabili a disposizione di Rosetti. Poi è andata così, insomma, ragazzi, è andata male proprio una serata. Peccato che il giallo a Pellegrini è lo stesso del rigore di Immobile a Udine. Sì, guarda, ci sta. Come tu ricorderai, ho detto che il rigore di Udine su Immobile non c'era. Sì, c'è qualche similitudine, ci sta, effettivamente. Sì, Leonardo, poi ne abbiamo già parlato. La Milerac dice che non dovevano tirare neanche rigori, l'abbiamo già parlato. Credo che tu sia arrivato un pochino tardi. Perfetto, Running Bluesman, qua siamo su livelli buoni di compressione. Perché paragonare un errore immobile con la decisione giusta di ieri? Esatto, perfetto. Il problema è che Leonardo Buttari, probabilmente tifoso della Roma, e prende esempi della Lazio perché c'è questa rivalità a livello sportivo. Ci sta, per carità, però il consiglio che ti ha dato Running Bluesman è corretto. Non bisogna mai paragonare un errore con una decisione giusta, perché altrimenti non arriveremo mai a nulla. Se paragoniamo un errore con una decisione giusta, o se prendiamo ad esempio un errore, diventa un problema, perché non è che possiamo prendere ad esempio di vita uno che ammazza la fidanzata, come avete sentito le notizie che abbiamo avuto in merito, una roba agghiacciante, veramente una roba agghiacciante. Mie condoglianze alla famiglia, ma è una storia veramente incredibile. Io non so neanche come si faccia a pensare di poter fare del male a una persona.
non, è una roba che veramente non concepisco, a maggior ragione una persona che porta in grembo tuo figlio, cioè una roba, vabbè. Ciao Luca, essendo arbitro mi ha lasciato un po' perplessa la gestione delle due panchine. La panchina Roma è stata il termometro della gara e gli ha fatto scendere la credibilità, questa è stata un'altra gara. È vero, però attenzione, non accusiamo soltanto una parte. Guardate che ieri anche la panchina del Siviglia è stata una roba ingestibile per 140 minuti. Cioè ieri è stata veramente complessa la partita. È anche vero che Oliver ha fatto quello che ha potuto, ma più di quello non poteva fare. Dunque, Cesena 99, mancano 6 partite in C, al sesto in graduatoria andrà alla semifinale Lecco Cesena. Al quinto andrà Pescara Foggia. Dico questo perché i due ambienti sono totalmente diversi. I terzi e quarti si divideranno il ritorno, il primo e il secondo, le due finali. Sì, ci stanno. Sì. Sì, ci sta, sì, hai ragione. Perciò lo guarderò con molto interesse perché i posti, i promossi saranno 5. Questo ve lo dico per certo, non sono 6. Dalle semifinali in C ci sarà il Varsi. È possibile che si vedano sempre episodi uguali con decisioni diametralmente opposti. Siamo sempre le solite, ragazzi. E questo ci colleghiamo a quello che hai scritto prima, Leonardo. Tu non puoi prendere come esempio un errore. Quello di Udine è stato un errore. Dunque. Sì, sono d'accordo, Pietro Michi, anche secondo me erano chiare tutte e due le munizioni, sia Karakitic che la Mila. Gianni Play, ciao. Ciao Luca, ma inizieremo mai a munire per simulazione posto AFR? Guarda, questo è un bel argomento, questo è un argomento che mi piace, tra l'altro, perché sì, anche secondo me l'on-field review dà la possibilità di rivedere un episodio che in campo può essere anche stato valutato erroneamente. Ed effettivamente quello che mi ha lasciato molto perplesso in questi 7 anni è che abbiamo visto pochissime, forse nessuna, se non mi ricordo un episodio di ammonizione posta o fede per simulazione. Qualcuno c'è stata. Però effettivamente questo è un argomento molto interessante. Sì. Secondo me, avendo uno strumento a disposizione dal quale si vede la simulazione, cioè non è che si tratta di magari un contatto valutato erroneamente, perché tra l'altro se c'è un contatto, come sapete, il VAR non può intervenire tranne eccezioni veramente particolari. Effettivamente qualche ammonizione in più per simulazione dopo un field review non ci starebbe male, mettiamola così, non ci starebbe male. È un bel argomento. Devo sottoporre anche qualcuno di mia conoscenza questo argomento. Voglio parlarne un po' con qualcuno. Paolo Gagliardi, ciao Paolo. L'atteggiamento della panchina della Roma ad ogni fallo fischiato a lungo andare diventa controproducente, spingendo involontariamente l'arbitro a fischiare in maniera leggermente partigiana. Ribadiscono involontariamente. Sono d'accordo. Sì, io ho sempre sostenuto, per esperienza personale, che un giocatore educato psicologicamente ti porta a fischiargli un fallo in più. Il giocatore maleducato o non rispettoso, psicologicamente ed involontariamente ti porta a fischiare un fallo in meno. So che la sto dicendo grossa, ma è così. Cioè, secondo me, non ci si rende conto che, qua parlo in generale, non sto parlando della Roma, in generale non ci si rende conto che essere troppo oppressivi, essere troppo lamentosi, non porta nulla di positivo, nulla. Nulla, perché un arbitro è un essere umano. Se io mi pongo con educazione nei confronti di una persona, quella persona sarà ben disposta. Se io mi pongo con arroganza o con maleducazione nei confronti di una persona, quella persona non sarà mai ben disposta. E perciò tirare conclusione è abbastanza semplice. E secondo me hai centrato perfettamente il punto. Ed è questo il motivo per cui io non mi spiego per quale motivo ci siano giocatori, allenatori che si lamentano in continuazione, perché io non posso credere che loro non si rendano conto che il loro atteggiamento alla fine è controproducente, perché chi sta decidendo è un essere umano, e l'essere umano
bene o male, siamo tutti diversi uno dall'altro, però ci sono delle strutture mentali che sono uguali per tutti. Le reazioni, bene o male, sono uguali per tutti. Luca, è partita la pubblicità. Beh, vuol dire che funziona la pubblicità, visto che abbiamo avuto per mesi problemi a Meta, perché sapete che la pubblicità ci serve anche per poter monetizzare queste trasmissioni che ci servono per non pensare che diventiamo ricchi, perché stiamo parlando di qualche centinaio di euro, però ci servono anche per sostenere i costi, insomma, perché questo è quello che vedete, il microfono col cuspicchia, perciò. Alexi Onchi, a me sembra che tende a toglierlo dopo che pensa di prenderlo. Oddio, questo non ho capito cosa vuol dire. Vedi, anche Gianni Play, braccio per me attaccato, movimento quasi ritirarlo via, più no che sì. Ecco, vedi, siamo lì. Luca aspetta. Ciao Luca, io credo che l'intenzione da un po' di tempo è quella di non fare giocare i difensori con le braccia dietro il corpo. Fernando non ha il braccio attaccato, ma la sua attitudine non è quella di fare il muro, sono d'accordo. È uno dei motivi che ho detto prima e che mi porta, non l'ho detto, ma sono d'accordo con te. E per dinamica che tiene le braccia, per me non ci sta, per me ci sta il non rigore. Prendo atto, vedete che ci sono opinioni molto differenti tra di voi, ma è giusto che sia così perché non è un episodio chiaro. E quando non c'è un episodio chiaro, anche per me diventa difficile prendere una posizione definitiva, perché vi starei prendendo in giro, perché non, io ve lo dico la verità, io l'ho rivisto anche stamattina e non so dirvi se è calcio di rigore o no. Non lo so. Io ammetto serenamente che ci sono alcuni episodi che anche per me sono misteriosi. E non pensate che valga solo per me, ci sono anche organi tecnici, ci sono designatori che a volte vedono gli episodi e dicono, boh, perché il calcio è un gioco di contatto e nel gioco di contatto è prevedibile che ci possano essere episodi che siano al limite. E se sono al limite sono di difficile decifrazione e a volte non sono proprio difficili decifrabili. Pensate per esempio a, ve lo ricordate, Ronaldo Giuliano, no? Per alcuni non è rigore, per altri è rigore netto, ma l'unica certezza che posso darvi è questa: se ci fosse stato il VAR non sarebbe intervenuto. Non sarebbe intervenuto. Per me è netto il rigore, per qualcun altro di voi non è rigore, ma il VAR non sarebbe intervenuto. E dopo 30 anni ancora se ne parla, perché ancora ci sono dubbi. No, guarda, ti assicuro, non è democristiano. Io sapete che chi mi segue da parecchio tempo sa perfettamente che io prendo sempre posizione, quasi sempre posizione. Perciò la diplomazia non è mai stata il mio forte. Potete chiedere a chiunque che mi conosca. La diplomazia non è mai stata il mio forte. Ma in questo caso vi assicuro che non sto facendo democratico, democristiano. Vi assicuro che non ho un'idea precisa. Ho già detto quello che penso, 51 no, 49 sì, ma non è questione di democristiano. No, Gianni, ti sbagli, se la Juventus arriva in finale io la tifo come tutte. No, mai, anche su questo potete chiedere a chiunque, delle persone che mi conoscono da tempo, i miei veri amici, voi. Potete chiedere, io sono sempre stato così, me l'ha sempre guardato come se fossi un alieno, ma sono sempre stato così, proprio le finali delle italiane sono le mie finali, tutte, ma di tutte le squadre, tutte. Giuseppe Esposito, immagino, ciao Luca, sul tocco di mano sono d'accordo con tutto ciò che hai detto, sollevo una riflessione. Non hai l'impressione che questi episodi più accettati dai giocatori di entrambe le squadre quando sono puniti rispetto a quando ieri non sono puniti? Se sì, secondo te perché? Ma non hai l'impressione che questi episodi più accettati dai giocatori di entrambe le squadre quando sono puniti rispetto a quando ieri sono... Oh, guarda, non lo so, sinceramente, non ci ho mai riflettuto su questo. In realtà, sai, vedendo che praticamente tutte le decisioni vengono sempre, quelle dubbie naturalmente, vengono sempre contestate. Io vi faccio una domanda. Se ieri avesse assegnato il calcio di rigore per il tocco di mano, di braccio, e la Roma avesse vinto 2-1 la partita, secondo me come avrebbe reagito il Siviglia? Secondo me il Siviglia si sarebbe lamentato enormemente del calcio di rigore assegnato, proprio perché è un episodio che è al limite. Che una delle due l'avrebbe lasciata non soddisfatta della decisione.
Corrado Mattevi, scusa la domanda off topic, come arbitro preferivi Rocchi, Rizzoli o Rosetti, posto che si trattava di tre fenomeni? Ho sempre avuto un debole per Rosetti. Rosetti è un arbitro che mi piaceva enormemente, soprattutto mi piaceva la persona, piaceva veramente una brava persona, un uomo di valori, un uomo valido, proprio valido. Non sto dicendo che non siano validi gli altri, ma Rosetti mi piaceva tutto di Rosetti, veramente tutto, sempre persona straordinaria, secondo me. Poi naturalmente starà sulle palle anche a qualcuno, per carità. No, Luca, anche in Germania si è giocata l'ultima giornata con tutte le partite delle 15:30. Allora mi scuso, non lo sapevo, questo non lo sapevo. Dunque, ciao Luca, cosa ne pensi della gestione delle panchine? Già abbiamo parlato prima, secondo me è andato in confusione anche su quello. Secondo me è assurdo permettere le situazioni con quelle di ieri sera, è ancora più assurdo andare lì a ammonire ogni volta. Questo sono d'accordo, secondo me se avesse buttato fuori qualcuno sarebbe stato meglio. Dopo la prima si è capito subito che non aveva alcun effetto, vero? Spero che l'anno prossimo si cominci a espellere e a dare squalifiche, è un fenomeno che va represso. Devo dire che in Italia è esattamente così. Se avete fatto caso, nelle ultime 10 giornate le panchine sono molto più tranquille, perché a furia di prendere mazzate si sono accorti che tanto non ottengono niente, perché non ottengono niente, perché una panchina che si lamenta non ottiene niente, anzi al limite ottiene qualcosa al contrario, psicologicamente così. E soprattutto sono stati giustamente severi i nostri arbitri. Ma l'aveva detto Rocchi inizio stagione che ci sarebbe stata una stretta sulle panchine e c'è stata effettivamente. E dovrei, se non posso ripetere tutto perché ne stiamo parlando da 40 minuti. Mi dispiace, però non devo andare dietro la chat perché altrimenti anche loro che scrivono, cioè, mi sembra brutto non citarli. Danilo, come valuti quest'anno l'operato degli arbitri italiani messo a confronto con quelli stranieri? Siamo sempre un passo avanti, ragazzi. Cioè, io ho sempre detto, la gente mi prende per un visionario oppure per un difensore della categoria, ma io oggettivamente non ho nessun motivo per difendere la categoria. Anzi, ne avrei più beneficio andare contro, ma sinceramente, ma io cerco di essere sempre onesto, sempre obiettivo. Magari con un occhio di riguardo, perché spiegare tutte le volte gli episodi non è facile. Cercare di trovare una spiegazione anche nell'errore non è facilissimo, però siamo un passo avanti. Lo vediamo anche, cioè, lo vediamo, c'è poco da fare. Hai visto il video in cui Mourinho prende di mira Taylor nel parcheggio dello stadio? Sì, l'ho visto. Pensi che sarà squalificato o multato? Credo proprio di sì. La UEFA su questi atteggiamenti non c'è tolleranza, sicuramente Mourinho sarà squalificato, temo anche per parecchio, perché sono atteggiamenti che la UEFA non tollera mai. Luca, però ci vuole un'uniformità di giudizio, un rigore del genere abbiamo visto fischiarlo più volte, non c'è dubbio, infatti ho detto che è un rigore dubbio, e come era dubbio quelli che sono stati fischiati altre volte, siamo sempre lì. Dani Beck, sei sulla pagina sbagliata. Grazie per chi ha cominciato a seguire il canale. Grazie a Danilo 070. Grazie a Yonomi. Dunque, non credi che questa malapena da parte dei tifosi italiani verso gli arbitri a causa di Calciopoli? Guarda, sicuramente ha accentuato questo sentimento comune di pensare che gli arbitri possano essere in malafede. Su questo sono con te, ma di malafede sento parlare da quando sono nato e di anni qua purtroppo ne ho cominciato ad averne qualcuno perché ne ho cominciato ad avere 51. Da quando sono arbitro nel 94, anzi nel 91, perché io so, come sapete, ho arbitrato per 3 anni nel CSI prima di passare nell'AIA, io ho sempre sentito parlare di malafede, sempre, sempre parlato di malafede. Sicuramente quello che è successo nel 2006 ha accentuato molto questo sentir comune da parte delle fasce meno propense a ragionare e più propense a seguire la pancia. Detto ciò, ci sono stati tanti scandali in questi anni, dal 2006 in poi, e non c'è stato mai un arbitro coinvolto. E questo dovrebbe far pensare che forse la malafede dovete cercare da un'altra parte, ok?
Che dice? Bene, Yonomi, allora io lo leggo anche questo messaggio, ma lo leggo proprio perché per farti capire una cosetta. Complimenti, Marelli, ti sei quello che lo elogiavo tanto quest'anno. Vero? Io lo elogiavo e continuo a elogiarlo perché è uno dei migliori arbitri europei. Tu devi sapere, però, ti svelo un segreto: siamo in 150 circa. Ti svelo un segreto, ma non devi dire a nessuno. Se io potessi leggere nel futuro e avessi potuto prevedere che Taylor avrebbe arbitrato male questa finale, non sarei qui, ma sarei probabilmente alle Maldive a godermi un cocktail sul mio yacht. Perché se prevedessi il futuro, potrei diventare miliardario, non milionario, miliardario nel giro di una settimana. Purtroppo non prevedo il futuro. E questi commenti io li trovo, non dico sciocchi, li trovo molto immaturi. Perché la presentazione di un arbitro si basa su quello che è quest'arbitro, quello che è stato, quello che se un arbitro viene designato per la finale del Mondiale per Club, non è un cretino. Se viene designato per la finale di Nations League, è evidentemente un arbitro che ha valore. Se Taylor è il numero uno degli inglesi da qualche anno ed è in Premier League da 13 anni, internazionale da 10, evidentemente perché ha offerto delle prestazioni di alto livello. Se Taylor arbitra regolarmente in Champions League, esattamente un cretino non è. Naturalmente io non potevo prevedere che avrebbe diretto male. Poi puoi parlare sicario, cioè sono termini da Twitter. Magari teniamo un pelo più alta l'asticella qua, che dici? Grazie a Carnub che si è iniziato a seguire il canale e poi dopo scrive subito la minchiata, scusate, ma ogni tanto ci vuole. Molto condizionato dalla Roma e dai suoi atteggiamenti durante tutto l'anno, secondo me. Vabbè. Dunque. Danny Beck, sei sulla pagina sbagliata, cioè stai attento perché veramente non ci metto un attimo a bannarti. Chi ti paga, credo che Taylor ieri sera non si aspettasse un livello di tafferugli del genere. Dato il pallone gli è scappata la partita. Succedeva anche a Maresca, poi però lui è migliorato. Sì, però devo dirti anche questo. Io sinceramente sulla partita di ieri sera non so. Forse solo Collina sarebbe potuto uscire meglio, sarebbe potuto uscire da quel casino che si è creato. E ripeto, non per colpa della Roma, o meglio, non solo per colpa della Roma, perché anche Siviglia ieri sera ha dato il meglio, eh? Anche Siviglia ha dato il meglio ieri sera. La partita ieri sera è stata imbarazzante da quel punto di vista. Sapete, mi ha ricordato la finale di Coppa Italia l'anno scorso, Inter-Juventus. Vi ricorderete che Rocchi nella conferenza stampa di fine stagione, a proposito, quest'anno sarà il 6 di giugno, cioè martedì. Rocchi aveva detto proprio che non voleva più vedere quella roba lì, roba del genere, e infatti non si è più vista. Tanto è vero che quest'anno c'è stata questa stretta e molto evidente anche nei confronti delle panchine, con tante sanzioni disciplinari in più rispetto al passato. Esattamente, Tio 1926. C'è da dire che Siviglia e Roma sono due squadre sfallose che la buttano nel ristro e nello stuzzicare, oltre ad essere una finale. Sono assolutamente d'accordo. Non è un caso che era previsto che comunque avrebbe che il rischio che potesse essere una partita di questo genere, con tanto nervosismo, tante provocazioni, tante proteste, lo si sapeva perché sono due squadre che sono notoriamente così. È un modo di giocare, apprezzabile o meno, non sta a me dirlo, però si poteva immaginare che potesse essere così. Taylor era mio. Per me sì, la mia scelta possibile sì, perché Taylor è un arbitro che tende molto a dialogare con i giocatori e il suo modo di dialogare all'inizio, nel primo tempo, ha avuto ragione lui, perché bene o male non è successo praticamente niente. Poi l'ha persa. Hai ragione, Byron Moreno, che non mi risulta essere un arbitro italiano, ed è uno.
Dai, su via. Stiamo parlando di uno che è stato beccato con chili di droga in un aeroporto, su via. Parliamo di persone normali, dai. Danilo, no, grazie. Allora, il problema, a me non frega niente che sia odiato da tutti. Taylor è il numero uno degli artisti inglesi. Il numero due è Oliver, che ti piaccia o no. Tanto è vero che è stato designato per la finale di Europa League e Oliver sarà designato in finale per qualche finale in futuro, perché è il numero due. Sì, va bene, radiato, va bene. Tra poco verrai radiato tu dal canale perché non hai capito una mazza di dove ti trovi. Dunque. È una battuta, vero? Io sono di Como, sono di Lecco. Però sinceramente ti dirò che un bel derby in Serie B Como Lecco non mi dispiacerebbe per niente. Perciò bocca al lupo a Lecco. Grazie. L'onestà intellettuale resta sempre la tua nota distintiva, felice da tutto. Complimenti, grazie mille. Grazie perché hai cominciato a seguire il canale. Luca in bocca al lupo per stasera a Sassari, io tifo Dinamo. Peccato per gara 2, si poteva vincere ma siete più forti. Penso che gara 2 sia stata un capolavoro di Bucchi, ci ha messo veramente in grandissima difficoltà. La partita ne siamo venuti a capo soltanto nella fine del quarto quarto. Da parte nostra, credo che sia stata giocata veramente male la partita e gestita pure peggio. Secondo me, anche Messina qualche responsabilità ce l'ha per gara 2. Detto ciò, sì, siamo più forti, oggettivamente siamo più forti. Credo che la chiuderemo stasera. In realtà lo spero, perché così almeno ci riposiamo un po', però tanto di cappello a Sassari che, nonostante le limitate risorse, nonostante l'essere rappresentazione di una città tutto sommato piuttosto piccola, sta facendo veramente miracoli. È chiaro che c'è una differenza economica di potenzialità con Milano che è enorme, e il fatto che siate rimasti in partita in gara 2 in questa maniera, e soprattutto che siate sempre a questi livelli, perché stiamo parlando di una semifinale di playoff, e insomma bisogna rendere atto anche ai dirigenti di Sassari di essere, non dico dei geni, però di essere veramente persone professionalmente molto elevate. Lightcowe, ciao Luca, mi esprimo sull'arbitraggio di ieri, purtroppo l'ho fatto sui social tra i miei amici e ho preso solo insulti. Voglio solo dire che è un messaggio pessimo che non si condanni con fermezza quello che è successo ieri in campo nel parcheggio dello stadio. No, va condannato, sì. E ci penserà la UEFA a condannare. Non si può parlare genericamente di tensione, sono d'accordo, perché non si fa un bel servizio in primis alla classe arbitrale, che non è difesa mai da nessuno, soprattutto dalle istituzioni. Scusa lo sfogo, hai perfettamente ragione. Ma nessuno ha pensato che quella fosse questione di tensione. Io credo che anche tra i più osannanti di Mourinho non si è piaciuto quello che ha fatto nel parcheggio, cioè, a parte i talebani che si lancerebbero nel Tevere per Mourinho, credo che anche i tifosi stessi di Mourinho non abbiano preso benissimo quel gesto, cioè è stata una roba veramente brutta, sinceramente, ma soprattutto a livello internazionale, ma soprattutto un allenatore come Mourinho, con quello che ha vinto non si può pensare di lasciarsi andare a gesti del genere, poi chiaramente ognuno la giudica come vuole. No, scusate, non dovevo leggere questo messaggio. Sulla malafede abbiamo già parlato, basta così. Allora, cosa ne pensi della sperimentazione di Duke Gordon in corso al Mondiale Under 20 dell'audio pubblico durante la revisione VAR? Grazie. Io credo che se dovesse essere introdotta anche da noi, alla terza volta che sentiamo la spiegazione dell'arbitro, tra noi e noi penseremo: ma chi se ne frega, ci ha capito.
Sono quelle novità che mi lasciano molto freddo, nel senso che non cambia niente. Cioè, a voi che cosa cambia? Che un arbitro entri in campo e faccia il segno del VAR e indichi calcio di rigore? Oppure che entri in campo, faccia il segno del VAR e poi dica, dopo aver rivisto l'episodio, viene decretato calcio di rigore per fallo di... Tanto lo sapevamo già. La realtà è che si cerca sempre delle novità, si chiede a gran voce una novità, ma questa novità conta veramente niente. Cioè, alla terza volta che la sentiremo saremo semplicemente stufi e diremo, vabbè, abbiamo capito, lo sapevamo già che era questa decisione che hai preso, andiamo a giocare. Dunque, ieri sera sono rimasto stupito da Oliver, quarto ufficiale che pur essendo arbitro esperto ha subito molto due panchine e non è andato così, sai Taylor. Guarda, io credo, sono d'accordo con te. Ma credo anche che questo sia stato una conseguenza del fatto che Oliver non è abituato a fare il quarto. Io credo che Rosetti potrebbe anche ragionare su questo, perché voi vedete anche in Serie B, per esempio, Sozza arbitro quarto Baroni. Baroni è molto abituato a fare il quarto ufficiale. E nella semifinale non mandano un internazionale come quarto. Io credo che non sarebbe neanche male a livello internazionale che di evitare di mandare arbitri elite come quarti ufficiali nelle finali, perché secondo me ha veramente poco senso. Cioè, che cosa cambia a Oliver di fare il quarto, di essere utilizzato come quarto ufficiale nella finale di Europa League? Niente. Potrebbe essere molto migliore invece potrebbe essere una bella soddisfazione prima di tutto. È una scuola, perché essere quarto di arbitri importante è comunque un insegnamento per chi c'è, per arbitri internazionali giovani, che però sono abituati. Abituati perché? Perché in campo internazionale molto spesso i giovani internazionali vengono utilizzati come quarti degli arbitri più esperti della loro nazione. Oliver credo che abbia svolto il ruolo di quarto ufficiale 5 volte in tutta la stagione, vorrei esagerare. E l'ha subito, sì, l'ha subito. Ma subito perché non è abituato a quel ruolo e evidentemente perché non è stato riconosciuto la sua autorevolezza. Probabilmente perché non essendo abituato non ha impostato da subito bene quello che era il ruolo di quarto ufficiale. Io la penso così. Pacchi, non sto dicendo che il braccio l'ha attaccato, l'ho già detto anch'io che non era attaccato, ho detto che era leggermente staccato dal corpo, stiamo parlando di una quindicina di centimetri. Ma era perpendicolare al corpo, non era così staccato. E ho già detto, penso di parlare un discreto italiano, ho già detto che è legittimo pensare che quello fosse da calcio di rigore, come è legittimo pensare che non fosse calcio di rigore. Il fatto che tanti la pensiamo in maniera differente dovrebbe farti capire di che cosa stiamo parlando, cioè di un episodio dubbio. Tu puoi essere convinto che quello è calcio di rigore. Perfetto, io prendo atto e rispetto la tua opinione. Per quanto mi riguarda, non sono per niente convinto che sia calcio di rigore. Per me è 51 no, 49 sì. Ma se avessero fischiato il calcio di rigore, non avrei urlato lo scandalo, perché è un rigore che ci sta. Dunque, uscendo un minimo dai discorsi di campo, cosa ne pensi della notizia dell'AIA che vuole diffondere l'audio del VAR in settimana? Secondo te in che forma avverrà? E questo migliorerà la situazione dell'immagine dell'arbitraggio o forse saranno ancora più polemiche? Secondo me ce ne saranno di più di polemiche. Ma quelle polemiche si concentreranno su uno o due episodi, gli episodi più grossi della stagione. Per il resto, su 100 puntate, su 38 puntate potenziali ce ne saranno 36 che non interessano a nessuno. Sinceramente io non so per quale motivo si voglia ascoltare. Io ho avuto la fortuna di ascoltare degli audio VAR, vi assicuro che dopo 2 minuti di audio VAR ne avevo le palle piene, perché tanto sono tutte cose che se senti una volta è come se le sentite tutte. Cioè, non, io queste novità le trovo inutili, trovo totalmente inutili. Certo,
Ciao Luca, ma un arbitro può davvero compromettere una stagione di una squadra? Questa è la domanda da un milione di dollari. Non lo so, sinceramente. Considerando che per esempio la Fiorentina gioca 60 partite, che possa compromettere una stagione, una partita arbitrata male, ci credo abbastanza poco. L'Inter credo che giocherà 50, 58 partite, 57 se non mi ricordo. No, 58 credo che sia la partita dell'Inter. Non credo che una partita arbitrata male possa condizionare l'intera stagione, soprattutto su 58 partite. Però effettivamente una finale, un errore che può cambiare l'esito di una finale, e parliamone, parliamone, parliamone. Partita d'addio per Valeri, sì, secondo me sì. Almeno da quello che ho sentito dire dovrebbe essere l'ultima partita. Sì, lo ricaricherò, credo sabato lo caricherò questa volta. Secondo me Siviglia-Roma era una partita più da marcigliac. Sì, ci sta, non lo metto in dubbio, però ti ripeto, Taylor se l'era meritata questa finale e poteva arbitrare solo questa, perché le altre due c'erano inglesi e perciò... Bene o male state ripetendo un po' le notizie per questo. Sì, questo ne parlavamo ieri sera. La partita è iniziata a maggio e è finita a giugno, hai ragione. Sì. Tra l'altro l'Europa League non è stata vinta il 31 maggio, ma è stata vinta il 1 giugno. No, non, hai ragione, Anto, però sono fatto così. Io, anche chi scrive stupidaggini, però perde del tempo per scrivere, no? E perciò mi sembra anche giusto rispondere, naturalmente con i giusti toni, con la massima tranquillità, anche perché spesso sono ragazzi giovani che mi ricordano quando ero giovane io, che ogni tanto davo i numeri per delle stupidaggini. E magari piano piano posso aggiungere quel pizzico di raziocinio che potrebbe essere utile. Ecco, questo è quello che voglio. Bannare per adesso no, perché non ho visto niente di esagerato, cioè non ci sono stati insulti. Non ci sono stati insulti, perciò va bene così. Dunque, io che ne pensi di Maresca in generale? Io da romanista non posso che odiarlo. Guarda, io non odio nessuno, tanto per dirti. E questo è proprio quello che dicevo prima. La vita è talmente breve che non si può passare il tempo ad odiare qualcuno. Al massimo poi mi sta sulle palle qualcuno, sì, tanti mi stanno sulle palle. Però non odio nessuno, perché odiare è veramente brutto, cioè è veramente un sentimento brutto. Umano, sì, però... No, io non odio nessuno, guardate, non odio nessuno, ma proprio nessuno. Non c'è una persona, ci sono delle persone che detesto e con le quali non voglio neanche, non voglio, che non vorrei mai incrociare in vita mia. Ma odiare no. Maresca è un ottimo arbitro, in questo momento è probabilmente, se non è il numero uno, è il numero due delle graduatorie italiane. E è la scelta migliore, sta arbitrando tra l'altro benissimo questa stagione. Quest'anno ha sbagliato una partita, ha sbagliato. È cambiato tantissimo, anche l'atteggiamento in campo è molto molto migliorato, è molto più dialogante, tecnicamente ineccepibile, è molto più sereno, tranquillo. Ogni tanto, ultimamente, ho visto che un paio di volte è caduto un po' nei suoi errori, ma niente di che. Cioè, stiamo parlando veramente di un eccellente arbitro. Un eccellente arbitro che deve tanto Rocchi, perché in questi 2 anni è tanto migliorato Maresca. E non si migliora così per caso, ma c'è cioè perché qualcuno lavora anche sulla sua testa. Dopo la finale di ieri, quanta pressione subiranno i prossimi arbitri in vista di City, Inter e Fiorentina? Secondo me zero, proprio zero. Non contano niente. Le finali sono partite a sé. Ciao Luca, purtroppo le riunioni varie per lavoro. Sarà possibile vedere la trasmissione dall'inizio? Sì, la puoi vedere su Twitch fra 10 minuti. E poi da sabato la caricherò su YouTube. Non trovi che nei confronti dei componenti Luca Bizzarri
Le componenti delle panchine gialle sono state molto significative, sì, ne abbiamo parlato prima. Sono d'accordo con te. Ecco, questo io ritengo che in realtà non è esattamente così. Partita veramente brutta. Purtroppo, fin quanto bravo Taylor, ha perso la partita dalle mani, ma la colpa è delle due squadre. Secondo me, questa volta invece devo dirti che ci sono colpe da entrambe le parti. Cioè, sicuramente le squadre che hanno esagerato fin dall'inizio, non dall'inizio, no, diciamo dall'inizio del secondo tempo. Però Taylor ci ha messo del suo ieri. Taylor ci ha messo del suo. Perché se un arbitro non riesce a interpretare bene la partita, non può essere sempre colpa solo degli altri, è anche colpa sua. Ieri la partita l'ha persa intorno al 60° minuto e non l'ha più recuperata. Fino al 140° è sempre stato un tentare di rincorrere la partita. L'ha sempre rincorsa e non è mai riuscito a prenderla. E, ripeto, 13 ammoniti. Ci sono le partite che portano tante ammonizioni, ma 13 ammoniti sono veramente una enormità. In campo, soltanto in campo 13 ammoniti. Poi ci sono tutte le sanzioni alle panchine che portano il totale a 17, 18 sanzioni disciplinari. Se si sventa un cartellino in questa maniera, evidentemente qualcosa che non è andato c'è. Perciò sì, responsabilità delle squadre, sì, sono d'accordo, ma ieri c'è stata la responsabilità anche di Taylor. Questo è vero, questo devo dire che Danny Bari ha ragione. Quel fallo di mano nell'area del Siviglia non viene mai fischiato in Premier League. Ho visto braccia ben più larghe e non sanzionato. Su questo ti devo dare ragione. Questa è una bella osservazione, effettivamente. Perché anch'io seguo la Premier League, la seguo, e effettivamente ho visto non assegnare calci di rigore per braccia ancora più larghe. Questo è vero, questo bisogna tenere conto. Chi potrebbe andare un eventuale Luca C999, un eventuale spareggio fra Verona Spezia e Serie A da Orsato? Secondo me è solo Orsato, può essere. Ciccio Ang, un commento sulla stagione di Federica Puttana. Una buona stagione, una buona, buonissima stagione. Insomma, non si fanno tre partite in Serie A per caso al primo anno. Non è un fenomeno, non aspettiamoci di vedere un arbitro che nel giro di 2 anni ti arbitra Milan-Juventus, o Inter-Milan, o Juventus-Milan, o Juventus-Inter. È un buon arbitro, quest'anno ha arbitrato soltanto partite di quarta fascia, l'anno prossimo dovrà cominciare a pensare di arbitrare qualche partita di terza, magari anche di seconda fascia. Non pensate che pensate che l'anno prossimo verrà designata 15 volte in Serie A, ecco, magari l'anno prossimo riuscirà a trovare invece di 3 partite ne troverà 6 o 7. Perché ha ancora tanto da lavorare, eh. A livello atletico va bene, mi auguro che prima o poi si renda conto che quella coda, se magari la ferma è meglio, perché mi dà proprio fastidio vedere questa coda che continua ad andare da una parte all'altra, tanto i capelli si sa, se ce l'hai va bene, ma fermali, ragazza mia, ragazza ferma questi capelli che mi fanno dare gli occhi in mezzo, tutta sì. Cesena, Cesena, ecco, hai ragione. In bocca al lupo. Però naturalmente io sono semplicemente spettatore, perché tanto noi siamo già tranquillamente in Serie B. Dunque, Luca Denver o Miami, chi vincerà secondo te? Chi spero che vinca? Allora, io spero e credo che vincerà Denver, che mi pare una squadra nettamente superiore. Bisogna vedere semplicemente come reagirà il fatto che sono fermi da 10 giorni ormai. Se arriverà a gara 1 con 10 giorni, che deve le ferma perché ha chiuso 4-0 con i Lakers, sapete che io sono tifoso dei Lakers, ma mi pare che sia una squadra più completa, con rotazioni maggiori e più profonda di Miami, e secondo me Miami ha veramente fatto il massimo. Ha fatto veramente molto più di quello che ci aspettava. Poi se vince Miami, cospargo la testa di cenere e ammetto di non capire, cioè ammazza manco di basket. Credo Denver, direi 4-1. Non l'ho visto io. Cioè, ciao Fabio, intanto. Ho visto adesso il rigore dato all'Under 21, all'Under 20 non l'ho visto. Mi pare paradossale aver dato quello e non aver sanzionato quello a favore della Roma.
Magari ne hai già parlato, ma non so, per me non sono rigore entrambi, non l'ho visto quello dell'Under 20, ho visto soltanto la battuta di Casadei, credo che abbia segnato il rigore, l'ho visto poco fa su Sky, non ho visto il rigore. No, non è che guardano la volontarietà da Dani Bari, in realtà hanno parametri un po' differenti. La volontarietà non possono vederla per un semplice motivo, perché il regolamento non lo prevede. Non è che possono applicare il regolamento come cavolo gli pare, cioè il regolamento non parla di volontarietà, la volontarietà non esiste più da 5 anni ormai. È vero che sui tocchi di mano sono un pochino più tolleranti rispetto all'Italia, anche perché se vi ricordate, se ci avete fatto caso ieri sera, noi ne stiamo parlando abbondantemente di questo episodio, ma il check ieri su quell'episodio è durato pochissimo. Cioè, è stato un check velocissimo. Non è che ci siano soffermati. Evidentemente proprio il VAR Atwell l'ha guardato e l'ha ritenuto chiaramente non da calcio di rigore. Il check è durato pochissimo. Tanto è vero che si è ripreso subito, dopo che, tra l'altro, Taylor ha detto che era aderente, era vicino al corpo. Non era aderente. Ma effettivamente era vicino, ma a livello inglese effettivamente questi sono episodi che molto spesso non vengono fischiati. Sì, hai ragione, nel caso di infortunio dovrebbe entrare il quarto ufficiale, è vero, però capita molto raramente, cioè può capitare una volta. Allora, dunque. Secondo te chi è stato il miglior arbitro in Serie A quest'anno? Maresca. Quest'anno Maresca. Il più continuo, perché anche Orsato è stato veramente forte tutto l'anno, però all'inizio della stagione non era continuo, era un po' così. Grazia di Como verrà dismesso? Purtroppo temo di sì. Purtroppo temo di sì. E secondo me è un peccato perché è un ragazzo con un grande talento, ma purtroppo troppo discontinuo. È troppo discontinuo. Ciao ancora Luca e Valerio. Ciao Valerio. Volevo chiederti che voto avresti dato ieri sera a Taylor con i nostri voti 8-30 ieri. Considerando il livello, voto standard 60, non riuscirei ad andare oltre 8-40. Grazie mille. No, io ieri sera 8, 8, 8, oltre 8-30 non sarei riuscito a salire. Ieri 8-30. 8-30. Dunque, Serra come lo vedi rischia la dismissione? Sì, no, non, ti giuro che Cesena, ti assicuro che io non odio neanche Vicky, assolutamente, è una persona che non mi piace, non mi è mai piaciuta, è una persona con cui non voglio avere nulla a che fare e con la quale non avrà nulla a che fare da qua a quando campo, ma non lo odio, non me ne frega niente, semplicemente. Guarda, questa è una bella osservazione. Questa è una bella osservazione. Secondo te Taylor ha sofferto il cambio culturale del gioco? Mi spiego meglio, sembrava tanto un arbitro CAI che si trova abituato a mentalità regionale diversa da quelle provenienza. Allora, questo potrebbe aver inciso, sì, perché Taylor è un arbitro anglosassone che si è trovato una partita tra due squadre tipicamente latine che hanno atteggiamenti che in Inghilterra si vedono molto, molto, molto raramente. E questo probabilmente potrebbe averlo trovato impreparato, però questo potrebbe essere la sua discolpa, ma a suo carico c'è il fatto che un arbitro internazionale di così lungo corso deve essere pronto anche ad affrontare una partita che abbia dei toni agonistici e disciplinari più elevati rispetto a quelli a cui è abituato, perché altrimenti sei un arbitro medio. Taylor non è un arbitro medio. Però ieri ha dimostrato, ha fatto una brutta, brutta partita. Grazie Andrea che si è abbonato per il 14° mese consecutivo, grazie mille. Lo hacker, sono d'accordo con te, purtroppo. E spero che se ne venga fuori perché non se ne può più. Dunque. Direi che siamo arrivati alla fine.
No, ecco qua, Matthew. Allora, questo lo diciamo perché no, ci siamo dimenticati, il gol della Roma. Per me il rigore per il Civiglio c'era? No, non c'era rigore per il Siviglia. E forse c'era anche il fallo di Cristante? No, neanche. Questo per me è inciso sul non assegnare il rigore a Roma, no, assolutamente no. Allora, il rigore per il Siviglia è assolutamente inesistente perché Ibañez ha preso il pallone. Il fallo di Cristante non c'è, perché se fate caso... non l'abbiamo rivisto perché naturalmente ieri ero in commento, anzi non ero in commento in diretta, ma naturalmente la partita l'ho seguita perché abbiamo fatto il pre, l'intervallo e il post. Se fate caso, Cristante non compie alcun movimento nei confronti di Rakitic, semplicemente sono due giocatori che si contendono il pallone e si castano tra di loro. Vabbè, se avesse fischiato fallo a favore dell'uno o dell'altra, avrebbe semplicemente penalizzato l'uno e l'altra. Ma questo episodio soprattutto importante per chi, per esempio, prima parlava di malafede, no? Se ci fosse stata la malafede, ma secondo voi su un episodio così al limite l'avrebbe lasciato correre facendo segnare la Roma? La realtà è che sono tutte stupidaggini queste della malafede, di voler far girare la partita come si vuole, perché gli arbitri sono in campo per arbitrare, poi sbagliano perché gli si è sbagliato tanto Taylor, ma se avesse avuto qualche retropensiero o qualche pensiero particolare, non avrebbe mai concesso la Roma la rete del vantaggio perché avrebbe fischiato un fallo dubbio, anziché secondo me non c'era di Cristante su Rakitic. In realtà non c'era niente, ha lasciato correre come è giusto che fosse. La Roma ha segnato e poi è successo quello che è successo. È assolutamente da VAR, assolutamente da VAR il rigore per il Siviglia perché è vero che c'è stato un contatto sul giocatore. Ma dopo che ha preso nettamente il pallone. Questo è uno degli episodi più chiari da VAR. Infatti, eravamo in butta insieme a un paio di giornalisti che c'erano lì a DAZN. Ho detto subito: ci sarà un field review, questo lo tolgo. Perché non c'era rigore. Non si può dare un rigore di quel genere. SAT 9600: vedono grande differenza negli interventi del VAR nei campionati che seguo. In Europa e in Inghilterra ci deve essere proprio un errore clamoroso, vero? Come in Italia, infatti anche in Italia il VAR interviene molto meno, vedete i dati a fine stagione. In Italia si usa con abbastanza prudenza, ma non ci si fa problemi, soprattutto sui contatti. Mentre in Spagna addirittura mi sembra che si esagera sui falli di mano intervenire. Sono d'accordo, in Spagna si esagera parecchio. E solo la mia impressione si dovrebbe fare qualcosa per uniformare il giudizio. Quindi, sì, è vero, c'è una differenza di intervento per quanto riguarda l'Italia rispetto all'Inghilterra e alla Spagna. Ecco, non prendiamo l'esempio della Spagna perché secondo me in Spagna devono limitare e di molto l'utilizzo del VAR perché viene utilizzato troppo. Io sono molto vicino all'idea che il VAR debba essere impiegato come in Inghilterra, nel campionato nel quale si interviene ancora meno che in Italia, perché in Italia si interviene già poco, perché sono stati molto limitati gli interventi, giustamente. Ma in Inghilterra ancora di meno. L'uniformità, sì, si può cercare l'uniformità, ma non la troveremo mai, anche perché stiamo parlando di campionati che hanno culture differenti, cioè la cultura inglese è diversa da quella italiana. Io preferisco quella italiana, ma è un mio soggettivo giudizio. Qualcuno può preferire l'Inghilterra, per carità, ci mancherebbe. Però l'uniformità verrà cercata, si cercherà sempre di più. Ma non aspettatevi che verrà trovata perché l'uniformità è impossibile. Perché, ripeto, siamo tutti esseri umani e ognuno ha la sua soggettività. Sì, che Nicky è capo delegazione dell'Under 20, non mi frega assolutamente nulla. Complimenti e buon lavoro. MFZ29, come gestiresti tu una partita della Roma con Mourinho, la panchina che fanno sempre un po' di show? Non sarei in grado, probabilmente. Sarei molto in difficoltà, probabilmente cercherei il dialogo, ma poi bisogna vedere anche se dall'altra parte c'è volontà di dialogare. Ragazzi, è stato molto bello, 1:53, siamo andati un po' lunghetti oggi, però c'era tanto da discutere relativamente alla finale. Adesso noi abbiamo finito con le disegnazioni perché era l'ultima giornata da disegnare, ma anche le finali stai tranquillo, Sad, va benissimo, ci mancherebbe altro. Grazie a te che hai scritto dai mezzi, perciò mi stai seguendo dal cellulare. Grazie. Non so cosa faremo, vediamo un po'. Magari dopo facciamo qualcosa per la finale di conference giovedì,
E poi magari qualcosa per la finale di Champions League. Magari ci vediamo domenica. Boh, domenica? Che dici? Boh, domenica 11. Potremmo vederci domenica 11. Magari un'oretta per parlare della finale di Champions League. Naturalmente, in bocca al lupo a Fiorentina e Inter. E no, non faccio pronostico, Federico, non li faccio mai perché li becco mai, perciò mi occupo del mio, e non è il mio lavoro quello di fare i pronostici, io tifo per gli italiani. Questo l'ho sempre detto e continuo a dirlo e lo rivendico, di tifare sempre gli italiani per tutte le competizioni. E non vale solo per il calcio, vale per tutti gli sport. Bene ragazzi, è stato veramente bello, una bella chiacchierata, qualche incidente di percorso, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto, molto presto. Ciao!